Mi dispiace che oggi il ministro Giorgetti non ci sia. Mi dicono che sia a Bruxelles. È andato a discutere sull'accordo ITA-Lufthansa. Le cronache appena uscite ci dicono che anche lì non porta nulla a casa. Giorgetti, una volta ti farei valere o no con la Meloni a Bruxelles? Cominciamo questo sit-in sotto il ministero per dirci un po' di cose e sperare che qualcuno dentro questi uffici possa sentire quello che non sente in Parlamento, quello che non sente negli appelli, nei comunicati stampa, nella voce di chi porta il disagio sulle spalle e lo porta nella sua quotidianità. Davanti a tutto questo, dentro questi uffici continuano a pensare che il mondo vive in una bolla, che pensano solo loro sia così, mentre la realtà è completamente diversa, e purtroppo ce la dice tutti gli studi che rilevano la situazione economica e sociale di questo paese. Ci stanno dicendo che la realtà fuori da qui non è quella che qui dentro viene percepita. Con l'inflazione che c'è stata galoppante, l'aumento dei tassi di interesse che ha aggravato proprio di fatto la difficoltà di famiglie e imprese, avevi una strada, te l'abbiamo indicata, non avete visione, non avete la capacità di elaborare misure per far rilanciare l'economia. Una norma sugli extraprofitti, Francesco Silvestri ha depositato una proposta di legge, l'abbiamo confezionata in modo chiaro, tecnicamente ineccepibile. Cosa fa il governo? Dopo qualche mese, con grande ritardo, interviene, si convince, o meglio fa finta di convincersi, che questa norma sugli extra profitti bancari, questa tassa, sia opportuna se non necessaria. Benissimo. Però, e lì subentra l'incapacità, la scrivono così male che di fronte alle telefonate delle banche subito ripiegano. Se la rimangiano. È stato uno spettacolo vergognoso. Incapacità, viltà, mancanza di coraggio, di visione. Il risultato qual è? Lo conoscete tutti e lo conosciamo tutti. È stato già detto, ripetuto, che sono entrate nelle casse dello Stato, in virtù di questa tassa sugli extra profitti, che di tassa ha solo il nome e di extra profitti ha solo il cognome, 0 euro. Un governo serio, coraggioso, dopo una tassa sugli extra profitti seria per le banche, avrebbe introdotto e dovrebbe introdurre una tassa anche per le imprese assicurative, per le aziende farmaceutiche, per le industrie belliche. In questo momento c'è la maggior parte della popolazione in difficoltà, il ceto medio in grande difficoltà, ci sono imprese che non hanno un euro per il loro rilancio, per la competitività, e invece abbiamo aziende che in tutti questi settori si sono arricchite per questa emergenza pandemica, energetica, bellica che stiamo vivendo.